Ci troviamo oggi pomeriggio qui a Borgo Rotolinese per il corso mascherato Primavera in Maschera. Con noi abbiamo due degli artefici di questo meraviglioso corso mascherato, Tommaso Villani, presidente Proloco, e Fabrizio Chiancone, assessore alla cultura del comune di Borgo Rotolinese. Tommaso, quali sono state le tappe di avvicinamento a questa grande festa? Beh, diciamo che questa è una grande scommessa dell'amministrazione e della Proloco, in quanto siamo stati chiamati dal sindaco Gambino e dall'assessore Chiancone e ci hanno detto che volevano organizzare non il solito carnevale, ma un carnevale che fosse un carnevale con i carri, insomma, che fosse l'onore di questo paese. Fabrizio Chiancone, l'amministrazione comunale ha messo in campo un notevole sforzo per fare questo corso mascherato oggi. Sì, allora, abbiamo investito quello che non abbiamo investito negli anni precedenti, nel senso che è chiaro agli occhi di tutti che le ultime edizioni del Carnevale sono state un po' sottotono. Come diceva il presidente della Proloco, abbiamo deciso di dare un valore aggiunto a questa giornata di festa, facendola sì fuori stagione, ma in realtà le occasioni per far festa non sono mai fuori stagione, quindi abbiamo deciso di investire delle risorse, non poche, ma credo che tutto quello che è investito per fare cultura, per fare divertimento, non siano mai risorse sprecate, perché credo e sono convinto di questo, che ogni euro che è speso nella cultura e nelle iniziative di divertimento abbia un ritorno sulla popolazione e sulla città che non ha valore, insomma. Tommaso, dopo tanti anni avete riportato i carri a Borgaro. Quanti carri avete oggi nella vostra sfilata? I carri oggi dovevano essere 11, ma negli ultimi due giorni ci sono state tre defiance tecniche dovute a problematiche per chi ha rotto il carro, chi ha avuto problemi di salute. Comunque sono 8 carri e c'è stato un grandissimo lavoro, perché 8 carri sono tanti, possono essere pochi, ma in una città come Borgaro sono tantissimi. E se pensiamo che altre città oggi, quest'anno, hanno scemato un po' tutti sui carri. Noi abbiamo fatto uno sforzo immane, sia, come diceva l'assessore prima, economico, che proprio di energie spese, perché voglio sottolineare proprio le due parole dell'assessore: fare cultura, fare divertimento, uno si diverte quelle due ore, ma dietro c'è un lavoro che va ben oltre. E per fare questo tipo di manifestazione ce ne sono state tre mesi pieni, dove ci siamo anche, insomma, sentito quasi di notte tra l'assessore, il sottoscritto e i miei colleghi del direttivo della Proloco. Voglio solo fare una nota dolente, ma che non è una polemica. Io spero che dopo questa manifestazione alcune associazioni del territorio si ricredano e riprendano quel filo conduttore che c'era una volta tra la Proloco e l'amministrazione, perché mettere delle sinergie, delle energie in campo da parte di tutti, questo fa sì che le manifestazioni ci sono. Oggi, come potete vedere poi nella sfilata, ci saranno le majorette che arrivano da Lichelino, ci sono le nostre personaggi storici della città di Borgaro, che sono il Cucumbrè e la Cucumbrera. Ci sono i personaggi che arrivano da tutti i comuni della provincia di Torino e saranno più di un centinaio. Avremo il gruppo storico, il conte della Provana di Legni, e poi abbiamo, come dicevate prima, gli 8 carri che sono il carro che rappresenta Brandizzo, della Proloco di Brandizzo. Poi abbiamo Chivasso, Legni, abbiamo Avigliana, Bosco Nero, San Maurizio e Settimo. Questi sono, diciamo, i carri
E cosa posso dire? Buon divertimento a tutti, come potete vedere ci sarà il fine mondo, perché basta darsi un'occhiata in giro e vedere che cosa succederà oggi pomeriggio. Fabrizio Cancone, in chiusura un augurio per i borgaresi. È quello di trascorrere una giornata di festa, e l'invito è quello di vivere la città di Borgaro in tutte le sue forme, in tutte le sue iniziative, in tutte le sue manifestazioni. Sento troppo spesso dire che Borgaro è una città dormitorio, in realtà io credo che Borgaro, come ha detto qualche mio collega di qualche altro comune, sia la cittadina più bella del mondo. Credo che quello che offre Borgaro in quanto a rapporti umani, in quanto a socialità, in quanto a spazi verdi, sia davvero una città nella quale è stupendo vivere. Quindi l'invito è quello di partecipare alle iniziative che proponiamo durante l'anno, che sono molte, che sono tante, che promuove l'amministrazione, promuove da quando Tommaso è presidente, c'è da dargliene atto, la Proloco ha una nuova linfa, una nuova vita, è riuscito Tommaso a coinvolgere il proprio direttivo, a dare una nuova spinta propulsiva, e questo per noi dell'amministrazione non può che essere solo un valore aggiunto. Ripeto, spero che la giornata di oggi sia all'insegna del divertimento. Ci tengo però a ringraziare in particolar modo tutti i volontari che hanno fatto sì che questa giornata potesse riuscire, e spero riuscirà nel migliore dei modi, a partire appunto dalla Proloco, coinvolgendo le altre associazioni. Mi vengono in mente i campani, mi viene in mente il centro didattica musicale, che è sempre presente, mi viene in mente il punto giovani di Via Spagna, che tutto l'anno fa un lavoro che in realtà sembra molto scuro, ma è molto, molto ficcante, molto presente sul territorio. Ci tengo a ringraziare di cuore davvero le associazioni che permettono che queste manifestazioni si possano svolgere in sicurezza. L'Associazione Nazionale dei Carabinieri, con la quale è stata prolungata una convenzione per la collaborazione anche per il 2018 e 2019, la Protezione Civile e il Comando di Polizia Locale, con in testa il Comandante Linarello, che è una persona molto attenta, molto precisa ed è a tutela un po' di tutti noi cittadini, perché io prima di essere assessore sono anche un cittadino dalla nascita di Borgaro. Quindi l'augurio è di passare una giornata di festa e di continuare su questa strada che è tracciata dalla Proloco e dall'amministrazione. Grazie.